Un saluto a tutti voi. Mi rifaccio vivo con questo video per proporvi una nuova riflessione partendo da quello che ci succede e dal Vangelo di questa domenica. Il primo pensiero mi viene dai messaggi, dalle telefonate che tante persone mi hanno fatto in questi giorni, raccontandomi la loro nostalgia, di ritrovarsi insieme per pregare, per fare comunità, per celebrare l'Eucaristia. È proprio vero che quando una cosa non te la lasciano fare, ne senti di più la mancanza. O forse prima bisognava andare a messa. Ora in quel rito non si vede solo un obbligo, un precetto, ma di più un senso, una direzione a cui ispirarsi per poi vivere la vita di tutti i giorni. Il bisogno di far parte di una comunità che cammina insieme e si sostiene. E allora, che cosa fare in queste settimane? Gesù dice: quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che è nel segreto ti ricompenserà. Questo invito di Gesù oggi deve diventare quanto mai importante per noi. Dico deve, perché si crede troppo poco al fatto che Dio parla con la vita, fuori dalle mura delle chiese. La fede deve diventare interiorità. Deve cioè cercare quel luogo in cui l'anima incontra Dio in un dialogo interiore, o per usare le parole di Sant'Ignazio, come un amico parla a un amico. O il servo al padrone. E nello stesso tempo la fede deve incarnarsi, deve diventare cioè concretezza operativa, forse partendo proprio da quelle regole che molte volte ci stanno strette, ma che ci sono state date in questi giorni per il bene di tutti. Ecco, senza questa parte intermedia, anche il vertice, che è la messa, perde il suo sapore. E allora, in questi giorni in cui siamo chiusi nelle nostre case, proviamo a riscoprire questa terra di mezzo che spesso noi cristiani mettiamo da parte. Il secondo pensiero mi viene dal Vangelo di oggi. È un cieco il personaggio con cui dobbiamo confrontarci per verificare quanta e quale luce è presente nei nostri occhi. O forse bisognerebbe dire negli occhi del nostro cuore, prendendo spunto da quella bellissima intuizione di Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, dove dice: non si vede bene che col cuore, non si vede bene che col cuore. Ecco, nel Vangelo Gesù passa e incontra un uomo che non ha mai visto nulla della luce e dei colori, dei paesaggi. Tutto è sempre stato solo buio per lui. La notte e il buio ci hanno sempre fatto paura. Hanno sempre fatto paura all'uomo. Ci sentiamo meglio durante il giorno ed è per questo che abbiamo allungato le ore di luce. Ma nonostante questo, continua a inquietarci, perché il buio è simbolo del male, della morte, del nulla. Gesù passa e vede quest'uomo immerso nelle tenebre, immerso nel buio, e lo guarisce. E dice queste parole: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Parole misteriose, se volete, ma che mi interrogano sul nome che devo dare alla tenebra che abita gli occhi del mio cuore e da cui ho bisogno di essere guarito. Credo che ognuno possa rispondere in modo diverso, ma mi sembra che soprattutto uno sia lo sguardo da purificare, quello di un certo modo di fissare la realtà, badando più all'esteriorità e all'apparenza. È proprio vero quello che Dio dice al profeta Samuele nella prima lettura di questa domenica. Profeta Samuele che è chiamato a scegliere un nuovo re per Israele. Non guardare al suo aspetto
e alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, Dio vede il cuore. Bellissimo. L'uomo vede l'apparenza, Dio vede il cuore. Non so se ce ne siamo resi conto, ma Gesù non ci ha imposto una serie di comandamenti, non ci ha consegnato una dottrina da imparare, ma ci ha insegnato a vedere in modo nuovo la nostra vita, il mondo e Dio. Con il suo modo di trattare le persone, con le sue parole, con la sua vita e con la sua morte, Gesù ci ha aperto gli occhi e ci ha dato la fede come nuovo modo di vedere le cose. Perché la fede è proprio questo, vedere le cose sotto una nuova luce, vedere le cose con gli occhi di Dio, che sanno non fermarsi all'apparenza, ma sanno vedere il cuore. E così, vedendo la realtà diversamente, posso anche affrontarla in un modo diverso e sentirmi diversamente. Forse anche il buio, le tenebre di questi giorni possono apparire sotto un'altra luce se li guardiamo con lo sguardo della fede. Concludo con un piccolo pezzo di una bellissima preghiera di John Henry Newman. Conducimi tu, luce gentile. Conducimi nel buio che mi stringe. La notte è scura, la casa è lontana. Conducimi tu, luce gentile. Tu guida i miei passi, luce gentile. Non chiedo di vedere lontano, mi basta un passo, solo il primo passo. Conducimi avanti, luce gentile. Buon cammino a tutti voi.